Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Le creazioni di Silvana. Oggi vedremo insieme come realizzare questa graziosa borsina da utilizzare come bomboniera oppure in una misura più piccola anche come portachiavi. Il progetto è molto semplice, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato. In questo caso io in questa ho usato un cordino avanzato, un uncinetto del numero 3, un ago, forbici. Qui ho completato con un nastro che io ho preso dai cinesi, e ce l'hanno anche in diversi colori, 1,50 euro. Se non avete questo tipo di nastro potete fare sia con la catenella e le maglie basse oppure un altro nastro che avete voi. Allora, vediamo come in questo caso la proviamo a fare bianca e utilizzerò un cotone, sempre uncinetto numero 3. Partiamo con l'anello magico. Alziamo di 2 catenelle, maglia alta, un'altra maglia alta, andremo a fare 4 gruppi di 3 maglie alte, 2 catenelle volanti tra un gruppo e l'altro e ancora maglia alta. E 3, 2 catenelle, ancora 1, 3, 2 catenelle, due catenelle, quindi 4 gruppi, 1, 2, 3, 4. A questo punto chiudiamo l'anello magico, tiriamo per bene. E andiamo ad agganciarci con una maglia bassissima. Scorro per arrivare in questo archetto con 2 maglie bassissime, entro, mi alzo di 3 e iniziamo a lavorare l'angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso archetto 3 maglie alte. Una catenella, entriamo nell'archetto seguente, ancora 3 maglie alte, 2 catenelle, nello stesso archetto sempre 3 maglie alte, una catenella, maglie alte, 2 catenelle. 3 maglie alte, 3 maglie alte, e abbiamo fatto 3 angoli, una catenella e andiamo
nell'archetto seguente e procediamo con gli aumenti: 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, vedete? 1 catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima che abbiamo completato il giro. Faccio sempre come ho fatto nel giro precedente. Mi sposto con delle maglie bassissime per entrare dentro l'archetto e ricomincio, mi alzo di 3, sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 catenella e qui andiamo a lavorare un gruppo di 3 maglie alte. Una catenella, ci ritroviamo l'angolo, qui dobbiamo fare l'aumento, 3 maglie alte. Due catenelle, e nello stesso archetto 3 maglie alte, una catenella, un gruppo di 3 maglie alte qui. Una catenella, ancora un aumento per l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle, ultimo angolo, 3 maglie alte, e andiamo a chiudere il giro. Allora, arrivati a questo punto, io qua smetto di fare i giri, mi basta come misure, ho fatto 1, 2, 3 giri. Adesso dobbiamo andare a fare un po' per i laterali e un altro giro per il fondo, quindi mi sposto, vado nell'angolo con delle maglie bassissime, non aumento più perché non voglio ingrandire le mattonella, mi alzo di 3 catenelle e faccio solo 3 maglie alte, una catenella,
3 maglie alte, una catenella, maglie alte, e questo mi serve, questo giro, per creare il laterale. Quindi qui non devo fare un giro tutto chiuso, non deve essere collegato, per cui rientro con delle maglie bassissime e sono rientrata nell'archetto, mi alzo di 3 maglie alte, una catenella, come vedete qui ho lasciato staccato, non come i giri che abbiamo fatto di qua, perché poi io qua devo inclinarmi. Vediamo, una catenella, e andiamo a lavorare così solo per 3 lati. 2 saranno i laterali e uno sarà il fondo della borsina. E 3 qui mi devo staccare, quindi rientro con delle maglie bassissime, mi alzo di 3 una catenella e ultimo gruppo di 3. Lascio un po' di filo per cucire. Ecco qua. Quindi queste parti poi verranno cucite con la parte dietro. Dovete fare 2 mattonelle, così, io l'ho già preparata, 2 pezzi identici. Andiamo a fermare i fili e poi a vedere come si può cucire. Allora, io ho fermato il filo dietro. A questo punto dobbiamo andare a cucire le 2 parti e mettiamo diritto con diritto, così, e i 2 rovesci all'esterno. Io sono qui e andiamo a cucire con dei punti. Adesso magari vi potete aiutare anche con degli spilli, però è talmente piccola che io non li ho messi, e vado a prendere le maglie aggiusto. Cerco di fare combaciare
Ecco qua. A questo punto devo andare a cucire prima queste due parti che saranno il mio fondo della borsina. Adesso io passo, che non ho voglia di tagliare il filo. Ok, quindi mi sposto così, lo nascondo e vado a iniziare a cucire il fondo della borsina. Ho preso anche un ago anche troppo grosso, adesso ormai ho questo. Passo all'altro lato. E vado a cucire l'ultima parte. Ecco qua. Adesso ci rimane da cucire questi punti qui. Un puntino qui e un puntino qui che devono diventare il nostro fondo. Infilo l'ago. Adesso faccio un nodino perché non ho voglia di nascondere troppo il filo. Vediamo. Prendiamo. Ecco qua. Andiamo a cucire anche l'altra parte.
Io in questo caso ho utilizzato un cotone morbido, quindi lei un pochino mi rimane un po' moscetta. Invece in questa che ho utilizzato un cordino, lei quasi sta in piedi ed è bella rigida. Poi scegliete voi il filato, quello che più vi aggrada. Vediamo un po'. A questo punto io vado a fare il manico con questo qui. Qui possiamo fare anche volendo un giro di punto gambero per rifinirla meglio. Io raddoppio questo nastro perché così viene un po' più. Mettiamo qui. Se non avete il nastro, logicamente fate con le catenelle un giro di maglia bassissima, o potrebbe essere carina anche una piccola catena. Qui ci vado a passare per bloccarlo perché sennò mi si apre, quindi ci faccio un giro, lo blocco con il filo. Ecco qua. Eventualmente poi possiamo mettere qualcosa per abbellirla, qualche applicazione, anche una rosellina all'uncinetto. Adesso ho sbagliato io.
Sì, forse un giro di punto gambero ci vuole, che gli dà un pochino più sostegno. Io qua l'ho fatto, in effetti ci vuole anche qui. Ecco qua. Perché questo cotone è un po' moscetto, quindi un pochino di sostegno ci va. Il progetto è finito. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale per vedere i miei prossimi tutorial. Per il momento, ciao a tutti, alla prossima!